La malnutrizione è sicuramente uno dei problemi principali in Burkina Faso. Per malnutrizione abbiamo due tipi: la malnutrizione acuta, che è più che altro una patologia che può effettivamente essere curata anche in brevissimo tempo, se con i giusti alimenti e quindi i giusti integratori, e la malnutrizione cronica, che purtroppo ha una percentuale anche più elevata di quella acuta. E che, come dice la parola stessa, cronica, e sarebbe meglio evitarla fin dall'inizio perché può comportare proprio delle conseguenze durante tutta l'esistenza del bambino e poi quindi dell'individuo. Il problema è che non sempre la malnutrizione viene riconosciuta come una malattia, probabilmente perché le mamme, le donne sono molto impegnate in altri lavori, in parte perché alcune volte il bambino non viene molto considerato nella società, nel loro sistema, e altre volte perché si pensa che possano essere altre le cause, ma non che una nutrizione non corretta possa addirittura portare a una malattia. Quindi la risposta che noi abbiamo trovato e che il nostro progetto ha trovato e che pensiamo sia importante è quello di investire nella comunità, quindi nella responsabilizzazione della comunità stessa, in modo da non dover proprio arrivare al centro di salute, ma risolvere il problema ancora prima che nasca, in alcuni casi, con la prevenzione, con delle ricette che siano equilibrate e con sicuramente un impegno da parte delle donne e delle mamme. Quindi se diciamo comunità parliamo delle donne che ne fanno parte, ovviamente anche degli uomini che devono sicuramente sostenerle, ma soprattutto di mamme che devono probabilmente conoscere un po' meglio qual è l'alimentazione corretta per il proprio bambino. In realtà può essere più semplice di quello che si pensa. Fondamentalmente condividiamo con le mamme quelle che sono delle ricette complete, che possono avere effettivamente un apporto nutritivo e calorico adeguato, ma con gli alimenti che loro possono trovare tutti i giorni, che in parte probabilmente coltivano, ma che in parte possono trovare facilmente al mercato. Siamo resi conto come effettivamente sapere o non sapere può fare la differenza. In grande lo possiamo vedere già nel villaggio stesso anche, dove le comunità, dopo un primo scambio, che si rendono conto che effettivamente c'è un problema, sono per prima loro stupiti di dire: ma come è stato possibile? Noi non lo sapevamo. Ed è questo sapere, questo rendersi coscienti dell'esistenza di un problema che è già la soluzione. Perché fondamentalmente poi si attivano automaticamente affinché possano migliorare. Per esempio, il villaggio di Larabì, nel distretto sanitario di Mangodara, era un villaggio in cui le attività di nutrizione non erano state proposte dal progetto, perché ovviamente eravamo stati costretti a selezionare alcuni villaggi. Però era stato fatto uno studio. E quindi, come risultato di questo studio, di questa inchiesta, sono venuti a conoscenza del fatto che nel loro villaggio c'era un'alta percentuale di casi di malnutrizione. Questa scoperta negativa è stata proprio una molla per attivare tutto il villaggio affinché non ce ne fossero più di casi di malnutrizione. Quindi, autonomamente, quindi senza nemmeno il supporto finanziario o in qualche modo tecnico del progetto, hanno acquistato l'equipaggiamento per fare le dimostrazioni culinarie, quindi le ricette per le mamme e dicendo, si sono formati vedendo come il villaggio vicino, appunto, che invece aveva il supporto del progetto, realizzava le ricette. E possiamo dire che a 2 anni dall'inizio di questa mobilizzazione spontanea non ci sono più casi di malnutrizione. Quando dico che a volte è proprio la non conoscenza che fa sì che non vengano anche riconosciuti in tempo molti casi di malnutrizione, dico anche che c'è comunque in alcuni casi un contesto culturale, un contesto tradizionale che non aiuta in questo senso. È una mamma. Vede che il figlio continua a deperirsi e come risposta dal marito si può trovare il fatto che probabilmente siano delle presenze ultraterrene, insomma, presenze altre
che possano aver determinato stesso, che lo stesso bambino probabilmente in quel momento è posseduto. Quindi il bambino alcune volte non viene neanche portato al centro di salute o per esempio anche dalle nostre animatrici nel momento in cui c'è veramente il depistaggio dei casi di malnutrizione, proprio perché c'è una vergogna e quasi una paura di mostrare quello che sta succedendo. Però succede anche che alla fine la donna è più forte, nel senso sa che qualcosa non va e quindi ci sono stati dei casi in cui fortunatamente sono riusciti a portare il bambino al centro di salute o dalle nostre animatrici ed è stata veramente diagnosticata malnutrizione. Come dicevo, quindi per noi è importante il lavoro con le comunità, ma in particolare il protagonismo delle donne, quindi delle mamme. Formiamo così delle donne, delle mamme che possano poi a loro volta moltiplicare queste informazioni, quindi che sono informazioni base effettivamente sullo stato di salute su come anche verificare lo stato di salute del bambino, su come nutrirlo al meglio, e possono apprendere a loro volta, condividere poi tutte queste informazioni e queste nozioni con le altre mamme nel villaggio. Quindi effettivamente il fulcro del nostro intervento e quindi la base sono le mamme. Thank you.